Buongiorno a tutti, sono Cristina Bilotti, medico neurologo del Centro Sclerosi Multipla dell'Ospedale di Cittadella. La sclerosi multipla è una malattia neurologica autoimmune che colpisce ogni anno nel nostro paese circa 3.500 persone. Si tratta generalmente di donne in età giovane adulta, vale a dire fra i 20 e i 40 anni, e nel 5% dei casi la diagnosi viene posta addirittura prima di 18 anni. Questa malattia si caratterizza per lo sviluppo di lesioni infiammatorie, le cosiddette placche, che possono interessare un qualsiasi distretto del sistema nervoso centrale, encefalo e midollo spinale, e sono innescate da un'anomala attivazione, in particolare un'autoreattività del sistema immunitario, per ragioni ad oggi ancora sconosciute. Le placche si accompagnano quindi allo sviluppo di sintomi e segni la cui severità dipende chiaramente dalla sede di formazione di una placca. Nelle fasi iniziali di malattia e nelle forme anche meno aggressive di malattia, questi sintomi possono anche regredire completamente ad ogni ricaduta. Tuttavia, con l'avanzare degli anni di malattia e nelle forme più aggressive e di più difficile trattamento, i sintomi possono non regredire completamente e quindi sommarsi a sintomi di ricadute successive, determinando una progressione del grado di disabilità dei pazienti. Vediamo quindi come la malattia rappresenti una delle principali cause di disabilità nella popolazione giovane adulta e comporterà di conseguenza delle ripercussioni molto importanti sulle possibilità di realizzazione personale, quindi professionale ma anche familiare, di persone giovani e attive. Una donna con diagnosi di sclerosi multipla si troverà quindi prima o poi ad affrontare riflessioni profonde che riguardano le sue possibilità di gravidanza e quindi di realizzare il sogno della maternità. Si chiederà quindi se sarà in grado di concepire, di portare a termine una gravidanza fisiologica e quindi di crescere un bambino nelle varie fasi del suo sviluppo. È importante però fare alcune premesse. La sclerosi multipla non interferisce con le possibilità di concepimento della donna. A sua volta, viceversa, la gravidanza non interferisce negativamente con il decorso della malattia. Al contrario, si è visto che il rischio di ricaduta in questa fase risulta più basso rispetto alla fase preconcepimento. È inoltre importante sottolineare che il rischio di trasmissione della malattia dalla madre al nascituro risulta relativamente basso, pari a circa il 2-2,5%, quindi grosso modo sovrapponibile al rischio di trasmissione anche di altre malattie. Tuttavia non è la patologia, quanto piuttosto la terapia impiegata nel controllo della malattia a trovare controindicazione assoluta, e questo vale per la quasi totalità dei farmaci impiegati nella gravidanza. I farmaci impiegati nel trattamento della sclerosi multipla, infatti, vanno ad agire modulando e in alcuni casi anche deprimendo l'attività del sistema immunitario, che è alla base dell'innesco delle reazioni infiammatorie cerebrali. Questi farmaci si ripropongono quindi come obiettivo quello di ridurre il tasso di ricadute di malattia e quindi anche la progressione della disabilità che si accompagna alla patologia. Questi farmaci però possono attraversare la placenta, venire assorbiti dall'embrione e dal feto in via di sviluppo e quindi interferire con la maturazione del sistema immunitario del nascituro e anche con lo sviluppo di altri organi e apparati. È pertanto evidente come una donna con sclerosi multipla che voglia affrontare una gravidanza debba programmare il più possibile l'evento, di concerto con il neurologo e il ginecologo di fiducia, allo scopo di andare a sospendere o rimodulare la terapia per consentire poi il concepimento, con delle tempistiche che dipenderanno strettamente non solo dal tipo di farmaco impiegato, ma anche dalle caratteristiche di malattia della paziente. Si raccomanda in particolare alla donna di arrivare al concepimento dopo un periodo di circa 1-2 anni di relativa stabilità clinica e radiologica di malattia, proprio perché si è visto come nelle forme aggressive di patologia, quindi con un alto tasso di ricadute pre-concepimento, vi sia per contro un aumento del rischio importante di ricaduta nella fase del postpartum, quindi durante il puerperio. Passo ora la parola alla collega ginecologa, dottoressa Monica Guidi, referente dell'ambulatorio Gravidanza e Rischio. Grazie, buongiorno, sono la dottoressa Monica Guidi, ginecologa. Come detto già dalla collega, a una donna con sclerosi multipla non le viene preclusa la possibilità appunto di diventare mamma e di avere una gravidanza.
La gravidanza non gioca un ruolo brutto nella malattia, nel senso che non modifica a lungo termine l'andamento della malattia. Quindi alla donna con sclerosi multipla verranno consigliate le stesse misure che vengono consigliate alla popolazione femminile normale, quindi una vita sana, uno stile di vita sano, l'astinenza al fumo di sigaretta, l'astinenza appunto alle bevande alcoliche e quindi una dieta con un adeguato apporto di multivitaminici e di acido folico. Uno studio ha messo in luce come diciamo durante la gravidanza appunto non ci sia una ricaduta in fase nel primo, nel secondo e soprattutto nel terzo trimestre, dove si assiste anzi addirittura a un miglioramento della sintomatologia della malattia. Questo appunto per un'immunomodulazione che avviene grazie appunto all'elevato range di estrogeni che si trovano e che agiscono con un'azione appunto antinfiammatoria sulla malattia stessa. Abbiamo visto anche da altri studi come non abbiamo un aumento di tasso di preospedalizzazione, come non sussiste appunto un aumento di nati con basso peso a termine oppure con un aumento di tasso di tagli cesari. Il parto potrà avvenire sempre con le stesse modalità, quindi una donna con sclerosi multipla, in base anche ovviamente all'andamento della malattia, alla sua sintomatologia, può andare verso un parto vaginale normale, a meno che non ci sia appunto un'indicazione posta anche in concomitanza con il neurologo a un taglio cesareo elettivo. La fase di riacutizzazione della malattia si assiste entro i primi 3-6 mesi nel puerperio, appunto per un calo importante dei livelli di estrogeni. Quindi sarà lì che si dovrà, appunto, in correlazione appunto con il neurologo, stabilire una pronta ripresa della terapia di base. Terapia che talvolta, come ha già detto la collega, non va diciamo di pari passo con l'allattamento, per cui in tal caso in necessità bisogna appunto interrompere l'allattamento esclusivo al seno materno. La realizzazione appunto personale che la donna possa avere appunto di maternità e quindi di diventare mamma si può dare con un impegno, un sostegno appunto con una rete di counseling multidisciplinare che si ha fra il neurologo, il ginecologo e l'ostetrica dedicati, fornendo il sogno appunto a come a ciascuna donna di poter appunto diventare mamma e poter portare a termine una gravidanza normale. Questo grazie anche a degli ambulatori che vengono messi a disposizione, ambulatori del GAR di gravidanza ad alto rischio, che vengono appunto in cui la donna viene seguita costantemente, mensilmente, in accordo e in coordinazione con l'ostetrica e con il neurologo, in modo da dare un follow up della gravidanza e quindi seguirla fino a portare a termine una gravidanza fisiologica. Grazie.